Eccoci qui, bentrovati sulla Biblioteca dei Campioni. Oggi siamo con il professor Carlo Lottieri, docente di filosofia del diritto all'Università di Verona e docente di filosofia delle scienze sociali all'Università Svizzera di Lugano, filosofo liberale e libertario. Buonasera e bentrovato, professor Lottieri. Buonasera, grazie per l'invito. Buonasera, buonasera. Allora, come lei ben sa, il nostro canale, la Biblioteca dei Campioni, il nostro progetto, i nostri podcast trattano tanto di filosofia liberale quanto di crescita personale, perché pensiamo che la filosofia liberale possa aiutare nello sviluppo della crescita personale. Dunque, oggi l'abbiamo invitata per parlare appunto propriamente di filosofia liberale. E la prima domanda, in realtà, che voglio porle è questa: secondo lei, la filosofia liberale può davvero aiutare nella crescita personale e soprattutto, secondo il suo punto di vista anche di filosofo del diritto, che cos'è la filosofia liberale e come la spiegherebbe a chi per la prima volta volesse avvicinarsi a questo pensiero? Grazie. Allora, tante domande in una. Che cos'è la filosofia liberale? Cominciamo da lì. Io credo che il liberalismo sia essenzialmente una teoria della giustizia, fondamentalmente. Ovvio, c'è un'economia liberale, c'è una visione anche della società di tipo liberale, c'è tutta, come dire, un'idea delle istituzioni di stampo liberale, però io credo che innanzitutto sia della giustizia. E rinvii a una questione molto semplice. Il liberalismo, a mio parere, è una forte valorizzazione della dignità della persona, l'idea che non si può usare violenza nei confronti dell'altro innocente, ovviamente si può usare violenza in maniera difensiva o correttiva di fronte a ingiustizie, ma non di fronte a un altro innocente. E da questo punto di vista, certo, io penso che possa essere molto importante anche per la crescita e la realizzazione della persona, dal momento in cui è parte, diciamo così, di un progetto di formazione in senso profondo, di paideia, cioè di educazione. Fatti non foste a vivere come bruti, no? Vuol dire anche fatti non foste a vivere come persone aggressive, come persone incivili, che non tengono fede alla parola data e via dicendo. Le società, come dire, offrono opportunità quando alcune istituzioni sono presenti, ma le istituzioni naturalmente vivono soprattutto nella mente e nei comportamenti delle persone. E quindi è chiaro che anche dal punto di vista individuale, anche dal punto di vista della crescita personale, rendersi conto di che cosa sono gli altri vuol dire anche rendersi conto di cosa si è. E quindi capire l'esigenza di rispettare il prossimo, rispettare la sua proprietà, la sua dignità e via dicendo, gli impegni assunti nei riguardi dell'altro vuol dire anche capire la propria importanza e quindi anche capire, come dire, che siamo delle potenzialità che devono essere tradotte in atto, siamo delle ipotesi che devono realizzarsi e sta a noi naturalmente riuscire a farlo. C'è un nesso tra le due cose, ecco, credo che ci sia anche tutta una tradizione di psicologia liberale e di pedagogia liberale fino ai tempi di Locke. Questo non si dice tante volte, ma Locke è uno dei padri fondatori, no, della pedagogia moderna, con l'idea proprio che fin dagli anni, come dire, dell'infanzia, la persona deve essere rispettata, dobbiamo vedere nel bambino già l'adulto in potenza che deve essere appunto un po' alla volta riconosciuto. Grazie, vai Ale, vai, vai, fai anche tu domanda alla Ecco, prossima. adesso le faccio una domanda. Io le faccio subito una domanda molto, molto importante. Perché quando si parla di filosofia liberale in Italia, generalmente la reazione delle persone è quella di saltare sulla sedia, no? Perché chiaramente in Italia la parola liberalismo, filosofia liberale, viene accostata, diciamo, con un qualche cosa di eticamente sbagliato, con una critica al capitalismo. Ecco, la mia domanda è: perché in Italia il pensiero liberale è così demonizzato, soprattutto a livello accademico? Io un'idea, diciamo, un'ipotesi ce l'avrei ed è quella del marxismo culturale, nel senso che soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale in poi, i comunisti sostanzialmente hanno avuto il monopolio del potere in campo culturale, in campo accademico. Quindi, diciamo, proporre soprattutto nelle università un pensiero diverso da quello che è la sensibilità socialista è sempre stato difficile. Lei cosa ne pensa? Penso che
questo sia vero, non c'è dubbio che quello che in Gramsci era un progetto, nei gramsciani è stata poi una realizzazione, cioè si è realizzata una sorta di egemonia, molto curiosa peraltro, perché un'egemonia marxista antimarxiana, mi spiego, Marx mai avrebbe accettato la tesi di Gramsci, perché Marx riteneva che le idee fossero la sovrastruttura dei rapporti economici. E quindi l'idea di Marx è tutto avverrà tramite le decisioni, tra virgolette, le determinazioni assunte all'interno dell'ambito economico. E le idee seguiranno come appunto un epifenomeno, una conseguenza. Invece in questo senso, in maniera ben poco marxiana, Gramsci sostiene che il comunismo dovrà realizzarsi attraverso la conquista di cosa? Delle università, delle case editrici, dei giornali, eccetera. Ed è avvenuto in larga misura, no? È avvenuto non perché ci sia stata in primo luogo una cospirazione, ma semplicemente io credo perché a un certo punto nella storia occidentale, perché vale per l'Italia, ma vale anche per altri paesi, magari in maniera un po' attenuata, ma vale fondamentalmente per tutto l'Occidente, non dimentichiamoci che le università americane ancora oggi accolgono con grande piacere tutti i pensatori marxisti, post-marxisti, eccetera, mentre gli studiosi libertari hanno difficoltà a trovare spazio nelle grandi università americane. Perché è successo questo? Ci sono tante ragioni, ci sono tante spiegazioni che si possono dare. Ad esempio, una che è stata formulata è un po' la seguente. Chi è l'intellettuale? In genere l'intellettuale è un ex primo della classe, diciamo così. È uno che all'elementare lavora in matematica, poi più avanti se fa latino e greco è veloce a fare le traduzioni, è brillante nei compiti in classe e così via. E se poi appunto finisce in semi-università, beh, insomma, non è che all'interno di una società come la nostra abbia poi un reddito, una posizione sociale così elevata. E magari vede il suo compagno di classe, che non è mai stato così brillante a scuola, ma che a un certo punto apre la classica fabbrichetta, che fa molti più soldi, ha così un prestigio diverso. E quindi c'è un sorta di risentimento dell'intellettuale che continua a pensarsi secondo le categorie scolastiche e non accoglie invece le decisioni che sono tutt'altro che meritocratiche, sono legate ad altre cose. Una meritocrazia ha poco a che fare con il mercato, cioè ha un qualche rapporto ma assolutamente non necessario, non lineare, diciamo così, e quindi c'è questo risentimento. Poi ci sono tante altre ragioni. È ovvio ad esempio che l'intellettuale, lo vediamo in questo periodo in cui siamo dominati ai discorsi di virologi, medici e via dicendo, vuole essere il consigliere del principe, cioè lui ha la soluzione dal suo punto di vista di tutti i mali del mondo, se è un economista, se è un giurista, no? Tende a ridurre tutto il mondo, la realtà, alla propria visione, se è un filosofo addirittura figuriamoci, per definizione la filosofia abbraccia tutto, e quindi la sua ambizione appunto di poter arrivare a quella stanza dei bottoni premendo i quali a suo giudizio si può salvare l'umanità, arrivare appunto all'Eden. Però c'è bisogno di una sala dei bottoni, cioè c'è bisogno di un centro di comando, c'è bisogno di una struttura, come si dice, piramidale. E la società liberale non è così, è una società disordinata, cioè meglio, che ha un ordine che emerge spontaneamente, dove nessuno ha il potere, la facoltà di trattare gli altri come fossero delle pedine, ma come fa l'intellettuale a scatenare la sua potenza di fuoco, diciamo così, se manca tutto? Ci sono tante ragioni che sono state date, ce ne sono alcune belle spiegazioni in Hayek, in Nozick, in altri autori. Nel caso italiano poi c'è un'altra questione che è molto specifica, se vogliamo, e cioè che c'è un paradosso del cosiddetto liberalismo italiano. Il liberalismo italiano è stato addirittura identificato con lo Stato unitario, no? Tant'è che nei nostri libri di storia si parla di Stato liberale. Quindi l'affermazione vera e propria dello Stato, la nascita di uno Stato unitario sotto il paese, coinciderebbe con la fase del liberalismo. Quindi il liberalismo non è nemmeno percepito chiaramente, non è, come dire, collegato a una società di mercato, di scambio, di pluralismo culturale, religioso. Al contrario, viene ricondotto a quell'operazione molto dirigista di Casa Savoia, dei ministri di Casa Savoia, e poi con un ruolo naturalmente della massoneria del tempo e tutta una serie di
figure importanti dell'intelligenza, anche meridionale, napoletani che stavano a Torino e via dicendo, che rappresentava una frazione minima della società italiana e che a un certo punto scesero in guerra contro la società italiana nel suo insieme, perché l'Italia unita si compie con la breccia di Porta Pia e quindi con un conflitto fortissimo con il mondo italiano, che era un mondo di tradizione cattolica. Quindi ci sono tante questioni specifiche anche dell'Italia, senza dimenticare, ed è un'ultima piccola questione, ma non così piccola, che la figura che almeno ufficialmente, almeno diciamo così, nel mondo intellettuale ha dominato il liberalismo italiano del Novecento è un hegeliano, o se vogliamo hegelo-kantiano, come ben detto Croce, che rende ancora le cose più complicate. In Italia è un libro che ha avuto notevole importanza nei decenni scorsi, oggi molto meno, è La storia del liberalismo di De Ruggiero. Bene, quando uno legge La storia di Benjamin Ruggiero capisce che parlare di liberalismo in Italia è molto difficile se il culmine della storia della libertà è il pensiero di Hegel. Quindi in Italia, come dire, c'è una grande confusione, no? Poi certamente c'è una demonizzazione del mercato, ma questo vale per larga parte dell'Occidente. C'è l'idea appunto che il diritto individuale, il riconoscimento dell'altro sia egoismo. C'è una confusione di piani terribile tra la dimensione giuridica e la dimensione morale, perché è ovvio che ognuno di noi è chiamato a essere solidale, vicino al prossimo, generoso, ma questo appartiene alla sfera morale e non è accettabile invece che ci sia un apparato, come dire, repressivo che ci obbliga a essere buoni. Questa è la negazione di ogni vita morale. Cioè, ci sono tante questioni, ma alcune sono appunto specificamente italiane e sono anche collegate, come giustamente diceva lei, all'enorme successo che il marxismo ha avuto in Italia, ma poi in generale il comunismo, il socialismo. Non dimentichiamo che l'Italia ha avuto il più grande partito comunista dell'Occidente, che è arrivato ad avere anche il 34% dei voti, con un partito socialista che è stato marxista fino agli anni 80 essenzialmente, e con tutta una serie di partitini all'estrema sinistra. Quindi voglio dire, era un'area enorme e che aveva una capacità di produzione culturale molto superiore rispetto al resto dello schieramento politico culturale. Grazie. Certo. E tra l'altro, prof, io adesso mi viene in mente come questo influisca sulle menti degli studenti, no? Sulla scuola, perché effettivamente l'ultima vera riforma scolastica che è stata fatta è quella di Gentile, cioè la scuola non ha fatto più un passo avanti dal Novecento, e questo è incredibilmente sbagliato, nel senso che a scuola gli studenti credono che la verità sia la storia, come ha insegnato Hegel, come ha insegnato Gentile, che alla fine ha riproposto la filosofia di Hegel, magari con alcune modifiche, ma più o meno quella è, con Marx e il materialismo storico, che alla fine è una riproposizione hegeliana, un po' diversa, ma sempre quella è. Quindi alla fine, ad esempio, io ho studiato come Alessandro filosofia, però a scuola si fa storia della filosofia, cioè, e tra l'altro c'è una mentalità italianocentrica per cui tutto ciò che è importante è ciò che è italiano, però in realtà bisognerebbe specificare bene ciò che è davvero importante e ciò che non lo è, perché in realtà poi ci troviamo in un sistema degenerato dove viene a mancare la concorrenza, dove il termine federalismo è stato svuotato, perché non si può parlare di federalismo se il potere è gestito da un centro e non da un, più che altro un periferico, dove non c'è un policentrismo. Mi viene in mente la Svizzera proprio da questo punto di vista, no? Cioè la differenza cantonale, la concorrenza cantonale. Poi naturalmente questi sono discorsi ampi, però vorrei sapere appunto cosa ne pensa, soprattutto anche rispetto alla concorrenza, il rapporto anche all'istruzione scolastica. Certo, lei ha evocato Gentile. Io prima non l'ho detto, ma prima di diventare il grande nemico di Croce, il manifesto degli intellettuali fascisti, contrapposto al manifesto degli intellettuali antifascisti, Croce era un grande amico di Croce ed è stato una figura importante del liberalismo italiano. Ma questo è interessante, no? Come è possibile che un pensatore liberale diventi poi il teorico, perché da lì nasce, dello Stato totale, no? Appunto, Gentile. Questa è una cosa interessante. Ed è anche interessante che la stessa riforma a cui lei faceva riferimento è la riforma che ha a che fare con questo bizzarro liberalismo italiano. Perché noi la chiamiamo riforma Gentile, ma come lei sa, Gentile diventa ministro dell'istruzione succedendo a Croce e quindi ricevendo il dossier
teocrazie, già sostanzialmente fatto da Croce, quindi dovremmo chiamarla in realtà riforma Croce Gentile, se fossimo corretti, riconoscendo quindi chi ci ha messo le mani, chi ha fatto certe decisioni, e quello è incredibile quanto poco sia liberale. Perché? Lei ha fatto riferimento al discorso della storia, è un discorso molto corretto. Io studiai all'università con un professore, Alberto Caraccio, lo studioso di Jaspers, di Heidegger, traduttore anche di tutta una serie di testi, Cammino verso il linguaggio, Saggi e discorsi, tutta una serie di testi di Heidegger tradotti in italiano da Caraccio. E Caraccio usava una bella formula, un po' ironica, lui che era stato crociano e così via. A proposito di questo connubio italiano tra storia e filosofia, lui diceva: guardate ragazzi che non possiamo associare la filosofia e la storia. Perché? Perché la filosofia predica il libero amore, cioè deve avere rapporti con tutte le discipline e associarsi in maniera univoca con nessuna. Cioè è ovvio che c'è un rapporto tra la filosofia e la storia, ma c'è un rapporto anche tra la filosofia e l'arte, c'è un rapporto tra la filosofia e la matematica, c'è un rapporto tra la filosofia e la fisica e via dicendo. Filosofia e letteratura, musica, lui poi era appassionato di musica. Ecco, quindi questo è un primo dato. Poi c'è un altro dato, volendo rimanere su queste cose, un altro primo dato è, ma ha senso che da decenni, più di un secolo, come dire, da un secolo ormai, si studi in Italia filosofia come storia della filosofia al liceo, come se ci fosse, e lo si faccia tutti, in tutti i licei, licei classici, scientifici, eccetera. Questo è il primo punto. L'altro punto che sottolineo spesso con i ragazzi a scuola per far capire loro che le cose non sono come sembrano, è che quando uno fa un liceo, studia storia dell'arte, ad esempio, e gli sembra normalissimo che la storia dell'arte sia un argomento degno di essere studiato per 3 anni sui banchi di scuola. Ma non si studia la storia della musica. E quando lo chiedo perché, nessuno me lo sa dire. E la risposta, sapete, purtroppo è semplicissima. Perché a Gentile la Croce non piaceva la musica. Allora piaceva l'arte figurativa, è pazzesco. Cioè, voglio dire, siccome quei due erano un po' poco sensibili, diciamo, a Beethoven, Wagner, Mozart, Bach, non lo so, e invece Michelangelo, non lo so, cosa piaceva di più, come dire, coorti di studenti, generazioni, no? Non studiano la storia della musica, mentre invece studiano il barocco, il rococò e cose di questo tipo. Questo è allucinante. Quindi la questione è quella che diceva lei. Non è ammissibile che intere popolazioni debbano essere assoggettate alle decisioni, qualche volta idiosincratiche, sì alle arti figurative, compresa l'architettura, no alla musica, sulla base appunto di una decisione molto arbitraria. È chiaro che noi per avere buoni programmi scolastici dobbiamo avere programmi liberi, programmi in concorrenza. Cioè i professori, gli istituti, eccetera, devono delineare un loro progetto, un programma. Non è una cosa che sia del tutto rigettata da noi, nel senso che abbiamo, come dire, delle realtà sperimentali, che ne so, le scuole elementari, medie, ci sono ad esempio le classi Montessori, per dire, no? Cioè, ci lascia degli spazi a delle forme didattiche, pedagogiche un po' diverse. Ma questa dovrebbe essere la regola. Cioè, ognuno dovrebbe essere spinto a ricercare il miglior modo di far crescere i propri studenti, anche perché, tra l'altro, c'è una cosa, i tempi cambiano, anche le tecnologie cambiano, le forme di vita dei giovani cambiano. Il giovane di oggi, che è interconnesso, voglio dire, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, è chiaro che vive una condizione molto diversa rispetto a quella del giovane 50 anni fa. Ad esempio non ha più contatti con i libri, è una cosa tragica, ma è un dato di fatto, o ha pochissimi contatti con i libri. È chiaro quindi che la sfida del docente di oggi è diversa rispetto alla sfida del docente 50 anni fa. Cioè io credo che davvero bisognerebbe liberalizzare le scuole, responsabilizzare i docenti, creare concorrenza. Questo creerebbe anche meccanismi imitativi, perché gli istituti, i docenti andrebbero a cercare dei modelli, lavorerebbero dei modelli, naturalmente anche, diciamo così, i consumatori, le famiglie si dirigerebbero verso gli istituti che sanno individuare soluzioni migliori. Quindi noi spesso quando discutiamo di scuole enfatizziamo un dato molto importante, cioè quello del finanziamento, il fatto ad esempio che per andare in una scuola privata
bisogna essere ricchi in questo paese perché sei obbligato a finanziare le scuole pubbliche e poi devi avere altri soldi a destinare alle scuole private, e questo chiaramente è assolutamente ingiusto. Ma oltre a questo fatto, che è molto importante, cioè quello del finanziamento, c'è anche un problema di contenuti, ed è ovvio che questo controllo, le cui motivazioni conosciamo bene, questo controllo dello Stato sull'istruzione, le ragioni sono legate al fatto che lo Stato vuole controllare le modalità e i contenuti dell'insegnamento, perché la scuola è uno dei mezzi di costruzione del buon cittadino, buon suddito, buon contribuente. Però ecco, questo non va bene, e quindi c'è assolutamente l'esigenza di avere una liberalizzazione dei piani di studio. Anche perché potrebbe portare in un certo qual modo anche a un pensiero totalitario, no? Ce lo dice anche Hayek da questo punto di vista, no? Nel senso... Assolutamente, cioè è chiaro che se io definisco cosa è giusto e cosa è sbagliato, cioè c'è una scienza di Stato, se io stabilisco cosa deve essere studiato, cosa è degno di essere studiato e cosa non deve essere studiato, è ovvio che sono già all'interno di una logica che è potenzialmente totalitaria, voglio dire, e questo è gravissimo. Non a caso ci sono paesi che sono, penso alla Francia, che sono perfino più rigidi di noi da questo punto di vista. Pensate che in Francia si arriva a definire programmi ministeriali perfino a livello universitario. Io l'università scelgo i programmi che voglio, gli autori che voglio, eccetera. In Francia non è esattamente così. Non si può fare questo. C'è una serie, se io insegno con la mia politica, ovviamente poi i miei amici che sono libertari, scuola austriaca, eccetera, fanno quei temi, li fanno dal loro punto di vista. Questo è inevitabile, perché non si, è ovvio. Però devono comunque presentare un sillabo che risponda a certi criteri. Questo non è ovviamente, non è pensabile nel mondo americano e nei paesi di tradizione più liberale. Però ecco, è un tema importante questo di liberalizzare i piani di studio e creare una concorrenza tra modelli scolastici. Vai Ale, vai. Ecco, grazie intanto per queste risposte. Adesso le chiedo di aiutarmi a sconfessare alcune credenze, appunto diffuse dai socialisti nel nostro paese, non solo, che sono delle credenze anticapitaliste. E ogni qualvolta che noi diciamo di essere liberali, favorevoli al libero mercato, ci vengono sempre ripetute. E ad esempio una di queste posizioni, forse l'affermazione che io reputo più antipatica, è quella secondo cui il capitalismo e il fascismo sarebbero la stessa cosa, perché quando ai tempi di Mussolini qualche industriale sostenne il fascismo, no? Ecco, quindi l'idea del fascismo come cane da guardia della borghesia. Ecco, lei come smentirebbe questa posizione? Allora, la prima considerazione da fare è che siamo tutti ai privati. Era un privato Hitler, era un privato Stalin, era un privato Lenin, era un privato Mussolini, eccetera. Quindi siamo tutti privati. Cosa intendo dire? Intendo dire che siamo tutti soggetti con delle capacità decisionali, con delle ambizioni, con degli interessi, non necessariamente economici, ma anche magari con interessi di potere, via dicendo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che per tutta una serie di soggetti imprenditoriali che magari non hanno grandi capacità, opportunità sul mercato, cioè che non sono particolarmente efficaci nel soddisfare il prossimo, la situazione ideale è quella appunto di costruire un proprio spazio all'ombra del potere. L'espansione del potere è spesso una straordinaria opportunità per tutta una serie di capitalisti, se vogliamo chiamarli così, che vogliono vivere in maniera parassitaria. Vediamo un caso straordinario. 89, c'è la crisi del socialismo reale, prima nei paesi, diciamo, satelliti, e poi progressivamente Yeltsin, eccetera, all'interno di una sovietica che si smantella, nascono i paesi baltici, via dicendo, tutta una serie di repubbliche essendo indipendenti, e poi alla fine emerge questa nuova figura essenzialmente egemonica, una sorta di dittatore de facto, che è Vladimir Putin. E c'è una parolina che emerge, no, in questo universo, quella degli oligarchi. È tutta una serie di persone
che sono spartite evidentemente le ricchezze prima collettivizzate e che vivono chiaramente all'ombra del potere, in un rapporto che è complicatissimo, perché da un lato sono sotto schiaffo, nel senso che in ogni momento devono sottostare ai diktat di Putin, e quindi in un certo senso possiamo chiamarle tra virgolette vittime, ma dall'altro lato sono lì perché sono in realtà, come dire, beneficiari dei favori, primo, spartizione del bottino, no? Hanno ottenuto questi beni tramite il potere politico, due, posizione, come dire, tutelata di controllo delle materie prime, di oligopolio legale, eccetera, eccetera. Perché dico questo? Dico questo perché se questo vale nella Russia di Putin, valeva anche nell'Italia di Mussolini, come nell'Argentina di Perón, come nell'Italia di Draghi. Voglio dire, quando adesso noi ci troveremo a osservare questo grande piano Recovery Fund, no? 240 miliardi di euro, eccetera, che rapporto si svilupperà? Guardiamo anche la storia di questo paese, di questa Repubblica, tra le scelte politiche e i grandi gruppi industriali, ma un rapporto di vario modo di corruzione, concussione, in senso lato, no? E cioè una parte rilevante di queste risorse, dei rivoli, affluiranno, no, presso o quel in gruppo industriale che non a caso, se abbiamo seguito il dibattito di questi mesi, non ha fatto altro per spingere in questa direzione. È importante che ci sia una risposta significativa. Bene, tutto questo cosa ha a che fare con il libero mercato? Zero. Zero. Perché il libero mercato è tutt'altro. Il libero mercato è l'idea che il diritto è indipendente rispetto alla regione politica, anzi l'affermarsi dello Stato finisce per negare il diritto, no? Trasformandolo semplicemente nelle decisioni del potere sovrano. Il mercato è il riconoscimento della proprietà e quindi l'emergere di un ordine attraverso gli scambi, attraverso i contratti, eccetera. Per cui non c'è dubbio che quando noi abbiamo un potere che è in grado di disporre delle risorse con la tassazione e poi con la spesa pubblica, che è in grado di come dire, introdurre tutta una serie di regole a favore di questo o di quell'altro, che è in grado di creare delle posizioni monopolistiche protette, vi dicendo, è chiaro che a questo punto abbiamo dei rapporti scorretti tra il potere e certe realtà economiche. Grandi realtà economiche, ma anche piccole realtà economiche, perché possiamo avere, come dire, tutta una serie di pressioni che emergono da soggetti, come si può dire, anche singolarmente non particolarmente rilevanti, ma magari organizzati da associazioni, da gruppi di pressione, via dicendo. Quindi, proprio per risolvere questo problema c'è bisogno del libero mercato, c'è bisogno, come dire, che lo Stato si ritragga, c'è bisogno del fatto che ognuno, come dire, si conquisti il proprio pane mettendosi al servizio degli altri e non già ricevendo i favori del sovrano, il quale non fa altro che sottrarre le risorse a chi produce, a chi scambia, eccetera. Quindi è ovvio che nel mondo reale in cui noi ci troviamo c'è quello che in America si chiama il crony capitalism, capitalismo di relazione, capitalismo corrotto. E, è ovvio che non possiamo difendere i privati in quanto tali. Lo ripeto, Stalin era un privato. È un privato ambiziosissimo, che a un certo punto ha fregato altri privati, Trotsky e altri, Buchanan, così, ha preso il potere e ha creato un suo potere privato enorme, ovviamente usando la retorica della nazione russa, la collettività, il proletariato e così. Hitler, siamo tutti privati. Una analisi realistica della politica deve farci capire che l'uomo è sempre portato, ahimè, a subire il fascino del potere e a cercare troppe circostanze del potere per ottenere, come si può dire, prestigio, per ottenere risorse, eccetera. La risposta è il diritto. Io non riesco a pensare libero mercato sganciando dal diritto, cioè da un ordinamento giuridico che impedisca l'aggressione, che riconosca il rispetto dei contratti, che riconosca la proprietà. Per cui quando mi dicono che cos'è l'economia di mercato, io dico è l'economia che si sviluppa laddove il diritto è rispettato.
laddove nessuno può derubare il prossimo, nemmeno per dare poi risorse ad altri, nessuno può interferire con le attività legittime di scambio, di associazioni, dicendo. E quindi quando abbiamo una società basata sul diritto, l'economia che emerge è un'economia di mercato. È ovvio che in società come le nostre, senza andare all'Italia di Mussolini, come le nostre, in cui il 50% delle risorse è intermediato dalla sfera pubblica, in cui noi abbiamo una cosa, anni fa Cassese fece una ricerca, oltre 200.000 leggi, no? Che limitano la nostra libertà, è chiaro che non siamo assolutamente in un sistema giuridico in senso proprio, non siamo in un ordine di diritto, ma tutt'altro, e quindi è anche normale che di conseguenza noi non si abbia un'economia di mercato. Ecco, prof, lei è stato molto chiaro da questo punto di vista, cioè ha fatto una differenza tra lo Stato e la concorrenza, tra lo Stato e il diritto. Perché appunto, io credo, almeno secondo la mia concezione filosofica, ma credo che lei poi concordi anche con me, lo Stato è un monopolio del potere. Cioè, fondamentalmente lo Stato abbatte il diritto individuale e lo si è visto, appunto, dalla modernità in poi, nel senso che questo termine, proprio pensando solo al concetto, si è imposto su ogni cosa, cioè l'uomo, soprattutto dalla modernità, noi lo abbiamo adattato ad ogni secolo storico. Mi viene in mente, ad esempio, l'antica Grecia. Cioè, se uno prende un manuale di storia antica, mi viene in mente se ho messo l'antica Grecia, se uno legge la guerra del Peloponneso, 431-404 avanti Cristo, c'è scritto nei manuali di storia antica la città-stato greca Sparta si scontra contro la città-stato greca Atene, con Atene che viene sconfitta e c'è la distruzione delle mura. Ma in realtà proprio gli antichi sono sintetizzati in questo modo, vivevano in città-stato, in stati federali. Ma in realtà, se noi guardiamo appunto dove vivevano, è chiaro che il concetto di Stato non è adeguato. Tra l'altro, questo concetto viene adattato, cioè io adesso ho la Politica di Aristotele qua davanti a me, ho l'edizione la terza, dove appunto c'è scritto: poiché vediamo che ogni Stato è una comunità e ogni comunità si costruisce in vista di un bene, è evidente che tutte tendono a un bene, particolarmente al bene più importante tra tutti, quella che è di tutte la più importante e tutte le altre comprende. Questo è il cosiddetto Stato, e cioè la comunità statale. Ora, io leggendo questo argomento, chiaramente, cioè non sono molto d'accordo, nel senso che Aristotele non aveva il concetto di Stato, e tra l'altro nella nota c'è scritto: è nota a tutti la complessità e l'ambiguità del termine, però il traduttore dice: ho preferito renderlo Stato dove è prevalente il significato politico. Il problema è che non è vero, perché se tu mi poni il concetto di Stato, e chiaramente mi destrutturi fortemente il concetto di comunità e del federalismo stesso, perché il federalismo, adesso mi viene in mente il federalismo, è un bel termine, però è chiaro che non si può parlare di federalismo se si parla di Stato, di federalismo si può parlare se si parla di comunità. Mi viene in mente la stessa comunità svizzera. La Svizzera non è propriamente uno Stato, è nata perché tre comunità, per patto comune secondo Fedus, hanno deciso di legarsi tra loro. Quindi, perché secondo lei il concetto di Stato è stato adattato ad ogni secolo della storia e oggi ancora di più lo adattiamo alle opere di ogni autore che, peraltro, non è detto che abbia usato questo concetto, come ad esempio Aristotele? È un grande sociologo contemporaneo, in realtà da molto pochi anni, Niklas Luhmann, qualche anno fa scrisse una frase, vado a memoria, di questo tipo: tra il XV e il XVII secolo alcuni giuristi collegati ad alcune aree di potere dell'Europa occidentale, essenzialmente Francia, Spagna e Inghilterra, elaborarono lo Stato. Alcuni giuristi elaborarono l'ordinamento statale. Poi gli storici si misero al lavoro per adattare il passato al presente. Questo è interessantissimo, no? Cioè, prima succede qualcosa, ma poi è ovvio, siccome ogni istituzione si basa, politica, si basa sulla forza, certo, ma ha bisogno del consenso, ha bisogno, come dire, di ideologia legittimante, è chiaro, dice Luhmann, che c'è stato un lavorio degli storici per adattare il passato al presente, per rendere, come dire, una nozione storica e un istituto storico che si è definito con delle caratteristiche specifiche a partire da una certa epoca, una sorta di entità sempre esistente. È ovvio che non è così. Lei faceva l'esempio della Grecia ed è molto corretto, ma diventa ancora più evidente tutto questo se consideriamo il mondo medievale.
no? Perché nel mondo medievale c'è una tale complessità, sovrapposizione, intreccio di livelli giuridici, politici, via dicendo, che proprio non c'è nemmeno, come dire, forzando le cose, eccetera, la possibilità di rinvenire lo Stato, no? Perché io credo che lei ha ragione, succede qualcosa di assolutamente nuovo a un certo punto nella storia europea, soprattutto in Francia, la Francia che genera, che, come dire, in maniera privilegiata elabora questo istituto che è lo Stato. E lì la nozione quella di sovranità, no? La nozione, un testo che io do sempre a leggere ai miei studenti per il corso di filosofia del diritto 2 è questo testo straordinario di Etienne de la Boétie, che pare a 18/20 anni, non si sa bene, o comunque non ha, cioè, giovanissimo, scrive il discorso sulla servitù volontaria, che è lo stupore, no? Di un uomo che ancora ricorda un mondo, no? Dove le cose erano differenti, di fronte a una persona, ma in realtà una persona con tutta una serie di coadiuvanti, di collaboratori, di complici, eccetera, che si impone su una grande moltitudine, no? E Etienne de la Boétie capisce che a un certo punto qualcuno si sgancia ed emerge questa nozione appunto superiore non recognoscere, cioè un potere che non riconosce nulla al di sopra di sé, quindi non soltanto non riconosce naturalmente, questa è una fase importante anche di secolarizzazione dell'elite in Europa, senza dubbio, quindi certamente non riconosce più l'autorità di Dio o l'autorità della Chiesa, eccetera, ma non riconosce nemmeno l'autorità del diritto. In età medievale è ovvio che qualunque principe, imperatore che non avesse rispettato il diritto sarebbe stato fellone, sarebbe stato, come dire, avrebbe, come dire, obbligato tutti gli altri a una dura lotta per restaurare il diritto. Le cose cambiano, perché se il re è superiore, non riconosce non tanto il re come soggetto, no? I due corpi del sovrano, di Cantrovis, non il re fisico mortale, ma il re perpetuo, cioè la regalità, la funzione che lui assolve, ebbene a quel punto è chiaro che succede qualcosa. Ecco, io credo che alla terza deve scrivere una letterina dicendo che ci sono alcune parole che non possono essere tradotte, perché se manca in una esperienza storico-linguistica l'oggetto, perché la storia italiana, la lingua italiana, non è legata alla polis, no? Non può esserci, mancando l'oggetto, il termine. C'è un'altra espressione che io richiamo spesso proprio a questo riguardo, no? Come tante volte le traduzioni sono ingannevoli. Quando voi prendete dei libri scritti originariamente in inglese, che siano americani, che siano inglesi, australiani, quello che sia, e trovate la formula Stato di diritto, prendete una penna, tirate una riga e scrivete rule of law. Potete andare a controllare e troverete che nel 99% dei casi si traduce dall'inglese all'italiano rule of law. Ora, è ovvio, questa è una cosa che ai giuristi è piuttosto chiara, che c'è una distanza abissale tra nozioni che sono tra di loro anche un po' distinte, ma fondamentalmente molto vicine, come quelle dell'Europa continentale, cioè Etat de droit, Rechtsstaat e Stato de diritto, Stato di diritto, e la nozione invece inglese e poi americana di rule of law. Ma non si capisce subito, ad esempio, perché manca la parola Stato nel rule of law. Cioè il governo del diritto o regola del diritto è qualcosa evidentemente diversa dallo Stato di diritto, ma qual era l'idea fondamentale? E questo è molto interessante perché ci dice anche per quale motivo il mondo anglosassone continua a avere degli istinti più liberali, delle resistenze più libertarie. Rule of law vuol dire principio di legalità, tra le altre cose. E cioè che all'interno di una società retta da rule of law, i governati e i governanti rispondono alle stesse norme. Stato di diritto vuol dire in qualche modo la stessa cosa, principio di legalità. Cioè governate, governati, rispondono alle stesse norme. Ma qual è la differenza cruciale? È che nello Stato di diritto le norme sono essenzialmente la decisione della classe politica. Cioè da noi cosa sono le norme? Sono le leggi, fondamentalmente. Cioè quello che si è affermato sul continente è il primato della legge, cioè l'idea legata appunto alla nozione di sovranità
che il diritto è totalmente inglobato dalla sfera politica, tanto è vero che in un autore come Kelsen c'è assoluta identità tra politica e diritto. Quindi che cos'è il diritto? È la costruzione del potere sovrano, è la volontà. Tanto è che Kelsen, che era molto onesto, rideva di fronte alla nozione di Reichstag, c'è stato il diritto, dice, ma di cosa state parlando? Voi mi raccontate di una politica, di un potere che è limitato dal diritto, dove il diritto è la volontà della classe politica? Ma cos'è? Cosa vuol dire autolimitazione? Kelsen diceva autolimitazione uguale nessuna limitazione. Rule of law è diverso. Perché? Perché si dice la classe politica è limitata dal diritto, ma nel contesto della tradizione inglese, tutto sommato ancora oggi, anche se le cose naturalmente sono molto sbiadite, il diritto non è esclusivamente o primariamente la volontà della classe politica. Perché? Perché c'è un riferimento forte al diritto naturale, ma perché anche nel diritto di common law il diritto emerge dai tribunali. Se il diritto emerge dai tribunali, non è in primo luogo nelle mani delle decisioni della classe politica. Quindi ha senso parlare di rule of law, cioè il potere limitato dal diritto, perché il diritto ha un ambito distinto, ripeto. Ha senso parlare di Stato di diritto? Non ha molto senso. E allora ecco, voi capite come tradurre rule of law come Stato di diritto significa, come dire, cancellare delle differenze culturali, istituzionali enormi. Quindi le traduzioni, diceva Croce, no? Traduttore e traditore, sono qualcosa di molto complesso e che esigono una grande attenzione. Quello a cui faceva riferimento, cioè il fatto che ovunque, non solo lo Stato romano, a proposito della Res Publica, no, la città-stato, eccetera, lì credo che l'argomento che ho dato all'inizio, cioè di Luhmann, e cioè sono operazioni ideologiche nel senso marxiano, cioè finalizzate a rafforzare, tutelare un certo assetto, credo che sia quella lettura sia abbastanza corretta. Ecco, però bisogna stare molto attenti, bisogna, secondo me, reagire di fronte a questo. Grazie. Da questo punto di vista, poi, ragazzi, vi consiglio anche di leggere un'opera del professor Lottieri, che ho anche recensito in un podcast, che si intitola Credere nello Stato, che è una bellissima opera, in cui si parla appunto del Credere nello Stato. Dica bene. Credere nello Stato. Punto di domanda. No, se no, il senso lo lasciamo. Se lei omette il punto di domanda, sembra che io inviti a credere nello Stato. C'è una domanda retorica. E poi alla fine, no, non bisogna credere nello Stato. Esatto. Vai, Ale, vai. Bellissimo. Si era un attimo interrotta la connessione, okay. Per quello, ok. Ecco, adesso io le faccio questa domanda. Andiamo più sul campo economico, perché come sappiamo, quando parliamo di libero mercato, i primi autori che vengono in mente, che hanno difeso queste posizioni, sono stati chiaramente gli esponenti della scuola austriaca, da Hayek a Mises. Ecco, io recentemente sono entrato in contatto con le opere di un economista vivente, americano, che... diciamo, propone una teoria molto particolare. L'economista è Paul Pilser e parla della teoria dell'alchimia. Lo fa, ad esempio, in un'opera del 1990 intitolata Unlimited Wealth. E sostanzialmente Pilser ritiene che la grande differenza del mondo contemporaneo in questi ultimi decenni rispetto all'età industriale, anche fino agli anni 70 del Novecento, è che sostanzialmente ora viviamo nella cosiddetta epoca dell'alchimia, cioè c'è talmente tanta tecnologia, abbiamo assistito ad un boom dell'innovazione tecnologica che è stata messa a disposizione della massa, che può tranquillamente acquistare un tipo di device tecnologico, e questo ha sostanzialmente rovesciato le prospettive dell'economia classica, che era un'economia che si basava sul concetto di scarsità, cioè c'è quel poco di risorse disponibili e quello che dobbiamo fare è capire come gestirle. Quindi poi abbiamo chi dice che chiaramente, basandosi sul merito di questa
piccola torta, c'è chi deve avere di più, chi deve avere di meno, poi ci sono chiaramente i socialisti che dicono dobbiamo redistribuire le fette allo stesso modo. Ecco, invece Pilzer dice che adesso questa prospettiva è stata superata, perché con questa fortissima, diciamo questo boom tecnologico, sempre per seguire la metafora della torta, è come se fosse stato messo sul mercato un forno che è in grado di sfornare 100.000 torte al secondo, e quindi ci sono torte per tutti, e quindi non c'è più nemmeno il problema di affrontare le questioni economiche dalla prospettiva della scarsità, cioè viviamo in un'epoca di abbondanza. E quindi questo poi sostanzialmente, questa prospettiva ci permette anche di capire perché dobbiamo superare anche quelle prospettive che i socialisti ad esempio difendono ancora oggi, che sono legate ancora ad una concezione industriale del mondo e del capitalismo. Perché ad esempio, parlando spesso con dei socialisti, i socialisti mi parlano del capitalismo come un sistema che manca di etica, e mi portano l'esempio dell'industriale dell'Ottocento che appunto sfruttava, per così dire, gli operai nei telai e quant'altro, no? Gli obbligava a lavorare nei telai e quant'altro. Ecco, però chiaramente adesso questa, il capitalismo industriale è stato superato dal capitalismo della new economy, sostanzialmente. Il prototipo del capitalista, dell'imprenditore oggigiorno è l'imprenditore digitale, mi verrebbe, piuttosto che l'industriale come negli anni 70. E questo cambiamento è stato chiaramente, è nato proprio con questo boom di tecnologizzazione che abbiamo assistito secondo Pilzer. Ecco, lei crede in questa posizione di Pilzer e crede che quindi quando si parla del capitalismo oggi se ne debba parlare guardando più al, all'imprenditore digitale piuttosto che al mondo industriale? Non conosco questo autore, lo andrò a vedere perché mi sembra interessante. Capisco un punto. Siamo in una fase di grande espansione, no? Di grande espansione, di grande innovazione. È assolutamente vero che la torta non è definita, no? Ma la dimensione della torta è legata alla nostra capacità di intraprendere, non solo di innovare tecnologicamente, ma anche, come dire, di scambiare, di saper, come dire, c'è un'innovazione che non è di tipo tecnologico, che è di tipo appunto delle procedure, tipo giuridico e via dicendo. Però io credo che la scarsità sia strutturale per una ragione molto semplice, perché noi non abbiamo bisogni, noi abbiamo desideri e le nostre aspettative sono in qualche modo crescenti. Penso una cosa anche molto banale, un esempio molto banale. Io sono cresciuto in una società in cui internet non c'era. E quando ho preparato il mio tesi laurea, ho fatto battendo la macchina con le macchine da scrivere, no? E mi tolgo oggi la connessione e io mi trovo in condizioni veramente disagiate. Cioè, quello che per me non era, non dico un bisogno, ma nemmeno un desiderio, oggi per me è una necessità. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che l'uomo ha una dimensione plastica, no? Per cui è chiaro che è vero che noi possiamo oggi produrre sempre di più, ad esempio da un certo punto di vista ci sono dei dati straordinari legati alle calorie, no? Legati al reddito di base nelle varie parti del mondo, minimo, eccetera, per cui non c'è dubbio che lo sviluppo della globalizzazione, dell'economia globale di 40 anni, in una fase di grande espansione demografica, quindi l'umanità che cresceva e cresceva, al tempo stesso, in senso assoluto, il numero dei più poveri è crollato. Però al tempo stesso questo non significa che la questione economica possa essere risolta. Cioè, l'economia è la scienza della scarsità, perché l'uomo è caratterizzato molto più dai desideri che non dai bisogni. E quindi, essendo i desideri dell'uomo potenzialmente illimitati, no? È chiaro che noi avremo sempre a che fare con una situazione che non è quella dell'Eden. Nell'Eden non c'è economia, perché nell'Eden tutti i desideri vengono soddisfatti, no? Nel paradiso terrestre. La nostra situazione non è così. E allora ecco che però dobbiamo... La risposta ai socialisti non può essere del tipo, secondo me, la risposta fondamentale non può essere del tipo... ma il capitalismo è in grado di moltiplicare le ricchezze? Qui la risposta è
dobbiamo rispettare un sistema di regole che si basi sul rispetto dell'altro. E dobbiamo chiederci se un certo ordinamento economico e sociale, come dire, poggia su questo oppure no. E questo è il punto cruciale. Poi noi sappiamo anche che il rispetto alla proprietà dei contratti è anche benefico fondamentalmente per la società. Le società che adottano certe regole, poi società che funzionano meglio. Abbiamo in questo secolo tremendo, che sono il Novecento, abbiamo fatto anche qualcosa che non si immaginava in passato, degli esperimenti sociali. Nella società non si fanno esperimenti perché non si può fare, ma in realtà abbiamo fatto anche pure questo. Abbiamo preso la Germania, l'abbiamo divisa in due, da un lato mettiamo un comunismo al 100%, d'altra parte mettiamo un comunismo al 50%, cioè la Repubblica Federale Tedesca. E alla fine abbiamo visto come i due mondi sono sviluppati. Non bastasse quello, ma sì, facciamo un altro aspetto. Prendiamo la Corea, dividiamola in due, mettiamo il comunismo al 100% nella parte sopra, mettiamo il comunismo al 30% nella parte sotto e abbiamo visto anche lì le conseguenze. Quindi noi sappiamo, come dire, che la capacità di far crescere la torta è legata appunto alla libertà e al diritto. Però, voglio dire, il vero argomento secondo me non può essere essenzialmente legato alla logica che è tipica di una certa tradizione economica, del tipo il capitalismo produce maggiore utilità, maggiori ricchezze, maggiori benefici. Noi dobbiamo dire il sistema di mercato si basa sul diritto e questo è il suo punto di legittimazione. Si basa sul diritto e quindi esige in qualche modo che la sfera della responsabilità, della prossimità, della solidarietà, si è lasciata al proprio ambito, che è l'ambito individuale o familiare o quello che sia. Credo che questo sia il punto cruciale. Devo anche dire che c'è anche l'esigenza di leggere diversamente la storia europea. C'è tutta una leggenda nera che circonda, ad esempio, la rivoluzione industriale, ma ci sono tutta una serie di studi straordinari, da Ashton a McCloskey, Hayek, che fece anche un'antologia su questo, sul fatto che in realtà, voglio dire, ogni processo storico naturalmente e ogni fase storica comporta dei problemi, ma l'Inghilterra che passò, come dire, dal mondo agricolo al mondo industriale migliorò in maniera rilevante le condizioni dei ceti più deboli, non ci furono deportazioni dalle campagne alle fabbriche, le persone si spostavano esattamente come succederà poi in Germania, in Francia, in Italia, dalle campagne alle città, alle fabbriche, perché si trovavano meglio. Cioè, pensate in Italia, quelli che arrivavano dalla Calabria, dalla Sicilia per andare a Torino, a Milano e vanno in fabbrica, lo facevano per andare nell'inferno, no, lasciavano una posizione peggiore per andare verso una posizione migliore. E questo è successo in maniera del tutto analoga, voglio dire, nell'universo inglese. Ashton in particolare ha scritto molte cose su questo, ma c'è tutto, come dire, un revisionismo. Quello che ci racconta, che continuano a raccontare i libri di storia quando parlano appunto delle condizioni miserevoli e che tutta una letteratura di Dickens eccetera hanno raccontato, non è, diciamo, falso al 100%, attenzione, ma è sostanzialmente falso perché è, come dire, assolutizza delle difficoltà senza mettere in relazione con quello che c'era prima e con le alternative reali. Erano situazioni difficili che erano comunque, che rappresentavano comunque un passaggio da una situazione peggiore a una migliore. Comunque quella sarebbe una questione molto complessa da affrontare. Però anche questo è interessante. La rivoluzione industriale non è stata per nulla, come dire, quello sfascio, quel disastro umano, economico che ci viene raccontato. Un po' come la globalizzazione di 40 anni non è stata, come dire, questa diffondersi dell'ingiustizia e dello sfruttamento che ci è presentata, anzi è stata una delle fasi di maggiore crescita del genere umano e ora che da qualche anno, per vari motivi, un po' per delle scelte culturali, protezionismo, sovranismo, eccetera, un po' perché la pandemia naturalmente ha voluto tutto, stiamo uscendo dalla globalizzazione, noi vediamo le conseguenze terribili, soprattutto sulle aree più povere del mondo. Grazie. La penultima cosa che voglio chiedere, la penultima, va bene, prof. Allora, noi diciamo che l'Italia è una democrazia, va bene, mi è venuto mentre lei parlava, stavo pensando proprio al tema della democrazia. Ma in realtà, secondo lei, l'Italia è più una democrazia o più uno Stato democratico, dove Stato è più importante di democratico? Mi vengono solo in mente due esempi,
cioè la Costituzione. La Costituzione non è mai stata votata dagli italiani, è stata costituita dall'Assemblea Costituente e l'Assemblea Costituente è stata votata dagli italiani. Tra l'altro, tra parentesi, Bruno Leoni dice che la Costituente è sempre in potenza un supergoverno, un superstato, che può abbattere poi il diritto individuale. Secondo punto, la questione delle tasse. Cioè, io chiedo, in che democrazia siamo se le tasse sono soprattutto prerogativa del ceto politico? Cioè, non c'è appunto un vero federalismo per cui ognuno può votare appunto sul bilancio, sulle tasse, non si può fare, non si può fare. Almeno in Italia, naturalmente. No, quello che lei evoca è una questione molto, molto classica. La democrazia è qualcosa di anche di antico, però diciamo quando noi discutiamo di democrazia lo facciamo ormai partendo dalla metà del Settecento, Jean-Jacques Rousseau, quindi la moderna democrazia, il recupero in epoca moderna di una modalità appunto che era quella democratica, cioè che voleva dire essenzialmente un primato della comunità in qualche modo sul singolo. Però questo recupero, ecco l'elemento cruciale, quando avviene? Avviene in una fase storica nella quale, essenzialmente nel corso dell'Ottocento, perché certo Rousseau scrive a metà Settecento, ma poi con la Rivoluzione francese e con quello che viene dopo, che abbiamo una progressiva democratizzazione delle società europee, quando ormai lo Stato si è affermato, cioè la sovranità è diventata l'unica maniera di concepire la risoluzione del problema della vita associata. Nella prima metà moderna le cose erano un po' diverse, lei evocava la Svizzera, potremmo evocare anche altre esperienze straordinarie, l'ANSA tedesca, no? Questa alleanza delle città portuali, potremmo evocare, voi siete filosofi, quindi voglio dire avrete ben presente come l'importanza dell'Olanda del Seicento, le province unite, no? Grozio, Spinoza, era una piccola realtà ma che produceva a livello intellettuale cose fondamentali, straordinarie, perché era appunto, non era uno Stato, ma era un'alleanza appunto di comunità, province, no? Indipendenti e collegate fra di loro. Ebbene, e poi anche volendo gli stessi Stati Uniti d'America all'inizio erano qualcosa di questo tipo. Però queste realtà rimangono in qualche modo ai margini. Il modello che si afferma non è quello. Permane solo la Svizzera nelle sue montagne, ma l'ANSA viene assorbita, le province unite anche, scompaiono nella loro struttura istituzionale. Il modello che si afferma è quello verticistico, accentrato, il potere sovrano. È il modello della piramide. Allora, quando la democrazia appare appunto sulla scena essenzialmente nel corso dell'Ottocento, poi con tempi diversi, il suffragio viene esteso. In Italia, ad esempio, si arriverà solo nel 1911, no? Con il suffragio universale maschile, poi dopo la guerra a quello, o 13 mi sembra, e poi dopo la guerra si arriva a quello femminile. Ebbene, la democrazia si rivela in un contesto quello dello Stato. Io spesso dico, attenzione, quando noi diciamo democrazia, noi stiamo parlando dello Stato democratico, dove il sostantivo è più importante dell'aggettivo. Io dico sempre, non ho alcuna difficoltà con la democrazia in quanto tale, nel senso che faccio parte, ad esempio, di tante associazioni che hanno al loro interno delle regole democratiche. Ad esempio, si stabilisce in assemblea a maggioranza se scegliere una strada o un'altra, se adottare un certo bilancio o un'altra. Le associazioni spesso, più che legittimamente, adottano criteri democratici per la gestione al loro interno. Ma il problema fondamentale dello Stato democratico è che, diversamente dall'associazione, lo Stato implica un obbligo politico che l'associazione non può contemplare. Io liberamente aderisco a un'associazione che poi ha delle regole democratiche, mentre non liberamente sono costretto a sottostare alle decisioni dello Stato. Che poi lo Stato si dia delle regole democratiche, questo secondo me non è così rilevante rispetto al fatto che lo Stato è quello Stato sovrano che nel passaggio dall'assolutismo seicentesco ai sistemi rappresentativi e poi democratici, eccetera, ha cambiato solo il meccanismo di selezione dei governanti, ma non ha modificato la sua struttura essenziale. Questo secondo me è davvero il punto cruciale. E poi c'è un altro elemento che secondo me è importante. Quando noi ci troviamo all'interno di un potere sovrano, come si può dire, monarchico o oligarchico, quando abbiamo, come dire,
un signore che vive a Versailles, si fa chiamare Luigi XIV, così via. È chiaro che il potere è visibile. Il potere è visibile e sappiamo che lui è lo Stato, molto più di quanto non io sia lo Stato. E questa visibilità del potere, in qualche modo, è un elemento, tra virgolette, di onestà, per cui io mi rendo perfettamente consapevole del fatto che quando mi vengono imposte le cose, delle tasse, degli obblighi e così via, c'è qualcuno che impone delle cose a me. Quando invece noi ci spostiamo da quella situazione a una situazione di tipo prima rappresentativo e poi di rappresentanza a suffragio universale, quindi all'interno di una logica di Stato democratico, quello che viene meno è appunto questa visibilità del potere, no? Un solo in qualche modo crea una situazione illusoria, quindi certo che qualcuno ti governa, ma questo quello che ti governa è te stesso in qualche modo. Perché... Da questo punto di vista anche Bastiat, prof, nel senso del visibile, del non visibile, mi viene in mente, no? Soprattutto nel tema dello Stato come monopolio. Certo, lui diceva, è quell'inganno in ragione del quale tutti cercano di vivere alle spalle degli altri, no? Lo Stato è quel grande inganno in ragione del quale tutti cercano di fare gli altri. Però quello che volevo dire è un'altra cosa che mi sembra rilevante, no? Cioè, in un certo senso, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista della rappresentazione e della legittimazione, l'entrata delle masse e dei meccanismi partecipativi e rappresentativi ha permesso un'espansione del potere che non era immaginabile nel XVII secolo, nel XVI secolo. Come faceva un sovrano a dire consegnami il 50% di questo? C'erano due difficoltà. La prima certamente era il basso livello economico, avrebbe significato la morte di metà della popolazione, quindi non era possibile una tassazione. Questo è un primo dato. Ma l'altro dato era un problema di legittimazione, laddove invece nel momento in cui noi pensiamo che lo Stato sia noi stessi, che lo Stato operi per il nostro bene, qualcuno ha detto recentemente, qualche anno fa, addirittura che le tasse sono bellissime, no? E ci fu un ministro che disse: le tasse sono bellissime perché le tasse sono come un qualcosa che noi diamo ma riceviamo, eccetera. È chiaro che il potere di alcuni può estendersi in maniera illimitata ed è ovvio, come dire, che la rappresentazione democratica non coincide con la realtà. Il realismo politico ce l'ha sempre insegnato questo. Gaetano Mosca, grande studioso di scienza della politica, il padre della scienza politica italiana, diceva: qualunque regime politico, che si chiami democratico, aristocratico o monarchico, è sempre caratterizzato da un piccolo gruppo di persone che governano gli altri. Quello che cambia è il meccanismo di selezione. È ovvio che Mattarella e Draghi hanno più potere di me. Questo è evidente, o di voi, scusate, non conosco bene che potere abbiate, ma sono abbastanza sicuro che abbiamo più potere di voi. Ma questo vale dal punto di vista del potere politico anche per tante altre persone, grandi imprenditori, che hanno enorme capacità di influsso sulle decisioni politiche, molto superiore a quello che posso avere io e quello che potete avere voi. Allora cosa vuol dire? Che questo sistema non è un sistema in cui uno vale uno, il popolo decide. No, ci sono dei meccanismi di selezione, ci sono dei processi decisionali, ma sono processi decisionali coperti, legittimati da questa retorica democratica, e quindi che permettono una espansione dell'estrazione di risorse del dominio inimmaginabile del passato. Apro e chiudo una piccola parentesi in conclusione. Non dimentichiamo la straordinaria, amplissima letteratura sul rapporto nel corso del Novecento tra totalitarismo e senso lato democrazia, ingresso delle masse nella storia, eccetera. Tutti i più seri studiosi del totalitarismo hanno sottolineato una cosa: non è pensabile totalitarismo nei secoli passati perché mancava questa unione tra l'ordine politico e le masse. È solo l'età delle democrazie che permette, come dire, un regime tanto, come dire, meticoloso, pervasivo, onnipotente, eccetera, come quello dei regimi totalitari, no? C'è un bellissimo libro, ad esempio, di Talmon su Rousseau e il legame, appunto, le radici rousseauiste dei totalitarismi moderni. Vai Ale, poi che poi vado con l'ultima domanda, vai. Allora, voglio giocarmi bene l'ultima domanda da farle, volevo fare una domanda sull'anarcocapitalismo, invece credo che in ultima, visto che
siamo all'ultima domanda, credo che sia più impellente trovare una risposta a questa domanda, che è una cosa che dicono sempre i socialisti un po' per salvarsi, no? Quando effettivamente poi gli si pongono di fronte le tragedie che il comunismo ha causato nel secolo scorso. E dicono, ma quello di Stalin, quello di Mao, non era vero comunismo, no? Ecco, come risponde a questa posizione? Dico che in parte hanno ragione, nel senso che per fortuna anche in quei regimi un po' di non socialismo è rimasto. Nel senso che un socialismo veramente realizzato avrebbe comportato la scomparsa totale delle popolazioni in quegli universi. Quegli universi reggevano perché c'era del mercato nero, perché c'era del dissenso, perché c'era, ad esempio, guardate la Polonia, per quale motivo la Polonia è uscita così bene, no? Perché c'era Solidarność, perché non era davvero un regime totalmente socialista. Cioè, le non presenze socialiste, che ci sono state certamente, hanno permesso la tenuta. Se fossero stati dei regimi socialisti avrebbero avuto dei disastri ancora peggiori. Laddove si è cercato di essere sempre più coerentemente socialisti, egualitari, eccetera, si è arrivati al peggio. Non so, un caso classico di Pol Pot, ad esempio, no? Che a un certo punto comincia a pensare che effettivamente quelli che hanno gli occhiali, probabilmente hanno gli occhiali perché hanno dato gli occhi per leggere dei libri e quindi sono legati ad un'ideologia borghese e quindi devono essere eliminati, perché oppure quelli che hanno una certa età probabilmente sono cresciuti in un mondo ancora permeato logico capitalista, perché a un certo punto consegnano le armi e il potere ai ragazzini che diventano. Allora, ecco, la spinta escatologica messianica del socialismo, per fortuna, non si è mai realizzata compiutamente. Per fortuna, c'è sempre stata qualche persistenza di umanità, di libertà, di anarchia, di libera scelta. Di privato, di mercato nero, eccetera. Sapete che, ad esempio, l'Unione Sovietica collettivizzò e socialistizzò al 99% i campi, no? Tutto il settore agricolo, e fu l'1% però in realtà che permise a tanti di sopravvivere, perché è dove, in maniera magari fraudolenta rispetto alle regole di Stato, eccetera, si continuavano ad avere degli orti privati e così via, si produceva davvero, perché invece nelle grandi produzioni dei kolkhoz di Stato non si produceva niente. Quindi, secondo me, ai socialisti bisogna rispondere in tutti i termini che il socialismo non è un grande progetto filosofico-politico realizzato male. È un pessimo progetto filosofico-politico, per fortuna non sempre realizzato in maniera coerente, e che, ha permesso la sopravvivenza, pur tra mille difficoltà, delle popolazioni che l'hanno subito, solo in ragione delle sue incoerenze. Ma dove fosse stato realizzato in maniera... Faccio solo un esempio. Il socialismo nega la proprietà privata, no? E immagina una proprietà collettiva, no? A rigore, se fosse applicato coerentemente, nessuno di noi potrebbe mangiare una mela o bere un bicchiere d'acqua senza il consenso di 8 miliardi di persone che dovrebbero essere cotitolari di quella mela e di quel bicchiere d'acqua. Quindi per fortuna che anche nei regimi socialisti ci furono degli spazi di proprietà privata che permisero, la sopravvivenza delle persone. Se l'avessero realizzato coerentemente, cioè se avessero socializzato in maniera, compiuta tutto, si sarebbe arrivati alla morte immediata di tutte quelle popolazioni. Quindi, proprio rovesciato, e io credo che l'argomento cruciale con i collettivisti sia questo: per fortuna che la vostra infame ideologia, in qualche caso, è stata, tradita o dall'impossibilità di realizzarla, o dal fatto che c'è stata una resistenza delle popolazioni di fronte a quel tipo di progetto, tutto illegittimo, antigiuridico e sostanzialmente criminale. Detto questo, attenzione, io non ho nulla contro il socialismo volontario, Anzi, credo che noi si viva costantemente in regimi di comunismo volontario, la famiglia, i monasteri,
i kibbutz, ma il fatto fondamentale è la volontarietà, no? Cioè, anzi, devo dire che io credo, ho dedicato molto spazio a questo in un libro sulla Svizzera, che ci sia in ogni società libera l'esigenza che si creino degli spazi e che emergano degli spazi di condivisione. No, in fondo, il esempio che faccio sempre molto banale è quello del nostro modo di vivere, no? Noi viviamo in linea di massima, poi dipende, ma insomma, in linea di massima noi viviamo in un appartamento che fa parte di un condominio. E quindi cosa vuol dire? Che ci sono degli spazi privati e poi ci sono degli spazi comuni, che sono i corridoi, l'ascensore, se c'è un giardino e così via. E questo per un motivo, ma perché abbiamo delle esigenze di questo tipo? Anche una risposta economica, una risposta anche di socialità. Tutto questo ha molto senso, cioè emerge spontaneamente. È come dire, e anche all'interno della casa, attenzione, magari adesso dipende da famiglia a famiglia, naturalmente, ma è abbastanza normale che ci sia la camera in cui la camera di Luca, che è sua, eccetera, ma poi il bagno, la cucina, sono di tutti, cioè. Ci sono quindi degli spazi che sono riservati e degli spazi invece che sono comuni. L'importante è però che questo emerga spontaneamente dal basso, eccetera. Quindi io non credo che la condivisione in sé sia quello sbagliato, anzi, credo che la condivisione volontaria sia fondamentale, sia un tratto della società libera. Quello che è invece assolutamente inaccettabile, no? Quello che è assolutamente criminale è l'idea di un esproprio generalizzato e di una ripartizione di tipo politico che nega, come dire, qualunque autonomia, dignità, possibilità di iniziativa alle persone, ai gruppi, eccetera. Sì, no, poi lei, cioè, concordo con lei, prof. Cioè, prima, volevo fare questo ragionamento prima di porre l'ultima questione, no? Che lei, appunto, in un'idea elvetica di libertà, sottolinea come, ad esempio, in Svizzera, che lì si sono fondati sul reale federalismo, quello del patto comune, reciproco individuale, lei riprende in quest'opera che ha scritto la frase famosa di Aristotele per cui la proprietà deve essere individuale, ma in qualche modo comune. E questo è fondamentale dirlo, certo. Come un diritto, anche come insegna Bruno Leoni, che deve essere in un certo qual modo naturale, no? Nel senso. Io uso due passi, no? Io uso due passi Aristotele dalla politica. In un passo Aristotele dice fondamentalmente: di ciò che di tutti non si prende cura nessuno. E cioè, da realista quale era, Aristotele dice: ma da privato è importante. Quando già abbiamo una cosa che è di 1000 persone, ognuno è responsabile quota un millesimo e le cose vanno male. Insomma, basta vedere in Italia i giardini privati e i giardini pubblici, si capisce la differenza. Però poi c'è un altro passo di Aristotele, poco prima nella politica, in cui dice non è pensabile che non una convivenza senza qualcosa in comune. No? No. È chiaro, cioè bisogna, la condivisione è una cosa. Il problema che dobbiamo porci noi, al di là di Aristotele, eccetera, è la qualità della condivisione, le condizioni della condivisione. No? Ad esempio noi possiamo condividere, era il caso dell'origine della Confederazione Elvetica, un po' mitica, insomma, 1291, era condividere degli impegni in funzione difensiva. Loro avevano un signorotto nella zona, che era gli Asburgo, che erano non era ancora gli Asburgo successivi, però stavano costruendo, come dire, una loro consistenza politico-militare, e siccome temevano di essere aggrediti, dicono: noi ci organizziamo attraverso questo patto. E nasce la famosa forma tutti per uno, per tutti, cioè se gli Asburgo dovessero aggredire una comunità, le altre due verranno in soccorso. Quindi mettono in qualche modo i loro destini in comune sulla base di un'utilità e di una volontà. L'utilità è rafforzare le proprie capacità difensive e la volontarietà è costituire questo patto. Tra l'altro una cosa molto importante, un patto sempre reversibile, perché la condizione, perché il comportamento sia corretto è che ognuno in ogni momento se ne possa andare. Per cui il diritto di secessione è strutturalmente connesso al diritto di associazione. Se io ho diritto di associarmi, ovviamente ho anche il diritto di secedere. Per cui io dico in quel libro, si ricorda che in realtà nel 1848, 47, 48, c'è un po' un tradimento della grande tradizione svizzera quando viene impedita la costituzione del Sonderbund, quindi della Lega dei cantoni cattolico-conservatori, e viene costruita la federazione sulla base di una logica che pervadeva tutto il mondo occidentale, cioè dell'unità. In qualche modo è il loro risorgimento, tra virgolette, ahimè, però certamente in forma molto meno invasiva, con un forte rispetto sia dei comuni che poi soprattutto dei cantoni.
Ultima cosa, poi chiudiamo, così sì. La lascio andare. Però. Allora, dato che Alessandro la voleva... Alessandro, amico mio, tu volevi questa una domanda, cioè, ma in realtà un ragionamento, perché volevo portare un attimo il prof, gli ultimi 5-10 minuti a ragionare su questo, no? A Fano, studente si rifiuta la mascherina e si incatena al banco in classe. C'è proprio l'articolo anche sulla Repubblica. Uno studente di 18 anni ha rifiutato di indossare la mascherina in classe, arrivando a incatenarsi al banco per non essere portato fuori dall'aula, dopo che i docenti avevano cercato inutilmente di convincerlo a metterla oppure a uscire. Alla fine il giovane è stato sottoposto a TSO e ricoverato al reparto psichiatrico di Pesaro. Una vera e propria mattinata di follia quella andata in scena ieri giovedì 6 maggio all'istituto Rivetti di Fano. Ecco, in realtà, cioè, secondo me, prof, questa è una follia, cioè è proprio una follia. Ma poi io non so in generale cosa ne pensa di ciò che è stato fatto, perché molti dicono no, ma i lockdown, i DPCM hanno salvato l'Italia. Io non sono proprio convinto di questo, nel senso che, cioè, proprio anche da un punto di vista antigiuridico, i DPCM non mi sembrano, ecco, oro colato ecco, se si può dire così. Allora, ci sono tante questioni. Allora, la prima, TSO. In Italia le cose non vanno bene dal tuo punto di vista, non è accettabile. Il ragazzo è ancora lì, a quanto mi risulta. Faccio solo un esempio, senza da molto distante. Il TSO è una cosa che è prevista un po' ovunque, nelle varie giurisdizioni, però è, come dire, regolata in maniera molto, molto meno invasiva, molto più rispettiva dei diritti fondamentali in altri paesi. In Germania un medico, la struttura ospedaliera, eccetera, segnalazione alla polizia e via dicendo, può bloccare per all'interno della struttura ospedaliera psichiatrica una persona, ma entro 24 ore un giudice deve recarsi in questa struttura e a quel punto o decide che effettivamente ci sono problemi di rischio per sé e o per gli altri, oppure deve essere liberato. Cioè, non è ammissibile quello che è successo da noi, dove invece due medici, che funziona così, e il sindaco, reclutano, ed è ancora lì questo ragazzo, e non so se avete ascoltato la registrazione della telefonata fatta dall'avvocato, gli hanno tolto il cellulare, mentre parlava con l'avvocato, solo perché ha detto che sul suo letto c'erano delle cinture, non hanno usate con lui, però hanno messo in un letto che prevedeva la possibilità di una fissazione, che vuol dire che uno viene immobilizzato con le cinture, quelli hanno più interrotto la comunicazione. Cioè, voglio dire, stiamo parlando di una gravissima, come dire, lesione della libertà individuale, che può avere luogo soltanto in un quadro di grande emergenza, se qualcuno, come dire, mette a rischio la vita sua o degli altri, eccetera. In tutte le altre circostanze non si può fare, e non lo si può fare al di fuori, come dire, di un quadro giuridico. Non può essere, come dire, la semplice scienza medica che fa questo, senza interfacciarsi con l'universo giuridico. Questo, secondo me, è importante. Perché dico questo? Dico questo perché, vengo al secondo punto, noi stiamo vivendo oggi, a mio parere, all'interno di una follia, con il discorso della pandemia, in quanto è ovvio che il Covid esiste ed è ovvio che il Covid è un, come dico, che poi sarebbe SARS, queste cose, insomma, il Covid-19, usiamo il termine che giornalisticamente utilizzato, come dire, ha colpito certe persone. Io ce l'ho avuto, prof. Ecco, lei l'ha avuto? Certo. Sì, acquisite persone, lei però la vedo bene. Sì, momento, sì, no? Dopo una settimana mi sono ripreso pienamente. Ovviamente ha colpito essenzialmente in maniera significativa solo persone anziane. Ecco, i dati sono quelli che sono, guardatevi in giro per il mondo, il problema italiano non è stato tanto il Covid, il problema italiano è stata la risposta politica / sanitaria al Covid. Sì, concordo. E sono state fatte delle soluzioni anche dal punto di vista ministeriale, no? Cauta, attesa, tachipirina, aspetta, no? Io ho detto queste cose e soprattutto si è creata, naturalmente, come era inevitabile,
si è creato uno sfruttamento della situazione. Io lo ripeto sempre, esistono questioni economiche, esistono questioni diplomatiche, esistono questioni religiose, eccetera. Il potere ha un suo universo ed è pronto in ogni circostanza a usare le crisi economiche, è pronto a usare i conflitti religiosi, è pronto a usare, che ne so, i rischi terroristici, eccetera, per ampliarsi. Se non si ha questa consapevolezza, si è veramente, come dire, degli irresponsabili di fronte a sé e di fronte agli altri. Quando la pandemia è arrivata, tutte le persone un po' avvertite hanno subito detto attenzione, attenzione, perché adesso succederà qualcosa di molto particolare, perché si entrerà in uno stato di emergenza, uno stato di necessità, e ci sarà chiaramente una enfasi incredibile su questo. Non si morirà più, lo vedremo dal punto di mediatico, né di tumore, né di problemi cardiovascolari, si morirà soltanto di Covid, perché questo è il messaggio che a un certo punto girerà, e a quel punto tutto sarà possibile, quindi. Sarà possibile anche, ad esempio, si è molto discusso di questo, ma è una cosa che va ripetuta, sarà possibile anche che intere popolazioni vengano segregate in casa loro agli arresti domiciliari tra le 10 di sera e le 5 di mattina. E che tutto il dibattito pubblico finisca, no, ma li segreghiamo dalle 10 di sera o dalle 11 di sera, che è una cosa veramente allucinante, perché voglio dire, non si capisce il senso, no? Tenete conto anche, questo avveniva in una fase in cui perfino gli locali pubblici chiudevano alle 18, questo è interessante, per cui impedivano di uscire per strada a fare una passeggiata alle 10:30. E tutto questo appunto in assenza. Non solo si è introdotto, avete visto, l'obbligo vaccinale, si è cominciato con coloro che lavorano, attenzione, nemmeno nella sanità, coloro che hanno una professione collegata con la sanità. Cioè uno può, faccio un esempio che può sembrare bizzarro, uno può essere medico, medico psichiatra, magari lavora online perché fa psicoterapia e ha tutta una, ma lui deve comunque vaccinarsi. Tenete conto che la vaccinazione, tra l'altro, questo lo sappiamo, la vaccinazione non copre al 100%. Quindi tutti gli studi ritengono che una volta che tu sei vaccinato, probabilmente hai un 80%, dipende da, no, da vaccino a vaccino, di probabilità di protezione. E quindi siamo, come dire, in una versione 2.0 della mascherina. Cioè è un qualcosa che entro certi limiti, no, riduce la tua possibilità di essere un portatore eventualmente di questo. E allora voglio dire, possiamo noi invadere una sfera tanto privata, cioè dire a una persona, solo perché fa un certo tipo di professione, magari privatamente, magari con persone che liberamente vogliono andare da lui o vogliono, appunto, come dicevo prima, c'è dei servizi anche a distanza, eccetera, perché alcune di queste professioni possono svolgersi anche in questa, a inocularsi delle sostanze, per giunta, come sappiamo, a cui si è arrivati attraverso procedure accelerate, perché questo va detto, perché la follia di questa situazione è anche questa, che prima si è usato il principio di precauzione in maniera estrema. Ah, mascherina anche per strada, eccetera. Il principio di precauzione a 1000 per 1000, cioè non voglio correre nessun rischio, cosa che è ovviamente impossibile, perché vivere vuol dire rischiare. Poi nella fase dei vaccini ho detto no, ma i vaccini li pigliamo anche senza fare tutte le varie fasi, e lì il principio di precauzione è sparito. Prima dovevamo adottare tutta una serie di precauzioni, lì ci ha detto no, tutti hanno cominciato a rassicurare che va bene. Ora, naturalmente io non sono un novato, non ne so nulla, questo è il primo punto, non ne so, però credo, come dire, che ci debba essere un certo rispetto per i diritti della persona, per la possibilità di adottare. Voglio dire, qual è l'unico argomento che hanno coloro che vogliono introdurre, ad esempio, l'obbligo vaccinale? L'unico argomento che hanno è questo, a mio parere, oggi. È che ci sono delle persone all'interno della società che non possono vaccinarsi perché hanno tutta una serie di situazioni problematiche, malattie, eccetera, e quindi se tu non ti vaccini potresti potenzialmente essere un diffusore del virus a loro danni. Sì, questo lo capisco, però voglio dire, è chiaro che la entità di tutto questo
è veramente minima, è, siamo dell'ordine non prendere l'automobile, perché se tu prendi l'automobile e ti trasferisci domani mattina da Brescia a Bergamo, tu potresti lungo la strada investire qualcuno, cioè tutti i sistemi giuridici in qualche modo, esplicitamente o implicitamente, distinguono tra rischio, che è ineliminabile, e pericolo, che è qualcosa, come dire, di concreto, che quindi finisce per avere una sua consistenza. Quando si rimane a un certo livello di potenzialità ridotta, minima, eccetera, non è possibile evidentemente considerare come aggressivo. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che voglio sottolineare questo. Da quando è partita questa vicenda, si è visto che avevamo già perso il diritto da tempo. Perché? Perché nessuno si è preoccupato di sforzarsi di definire con chiarezza quali fossero i comportamenti leciti e quelli non leciti, soprattutto questi. Cioè, quali sono i comportamenti che io posso assumere che sono lesivi della incolumità dell'altro? Quindi seriamente lesivi, no? Perché sennò anche prendere l'automobile e fare 100 chilometri potenzialmente potrebbe essere, perché chissà mai, magari uno esce di casa e lo investo, no? Voglio dire, non possiamo mai saperlo. Questo non si è fatto praticamente. Quello che si è fatto invece è di organizzare la nostra vita. Invece che dirci quello che non dobbiamo fare, si è pensato di pianificare. Allora si è detto, io vivo in Veneto, supermercati chiusi la domenica. Ma che senso ha? Dimmi come devo muovermi, come devo fare, cioè le cose che non devo fare. Ma non posso organizzarmi la vita in questa maniera. Sono divise le cose tra le categorie, certi locali sì, certe cose no. Si è detto prima alle palestre dovete fare certe cose, assumere certi devices, e poi no, anche con quelli non potete aprire dopo che avranno fatto investimenti. Cioè, proprio la logica del diritto che è venuta meno, no? Sta, e poi sta dicendo, prof, cosa... sì. La Costituzione, secondo lei, è venuta meno? Di fatto proprio? Ma questo sì, perché cosa si è fatto? Si è, come dire, utilizzato un armamentario che era stato previsto per lo stato di guerra, immaginando una sorta di guerra, tanto è vero che poi è arrivato non a caso il generale Figliuolo, perché se in guerra siamo, allora il generale da qualche parte deve esserci. Ma soprattutto si è usato questa terminologia della guerra al virus e così via, no? E quando però non siamo in una situazione di guerra, cioè non è quel tipo di emergenza, il coprifuoco è una tipica soluzione, cioè si è voluto ultradrammatizzare una situazione che ha una sua serietà certamente. Però ecco, un altro punto che volevo dire è questo, è che se noi, come dire, focalizziamo l'attenzione solo e soltanto, non dico sull'aspetto sanitario, ma su una parte della questione sanitaria, e cioè sull'infezione Covid, i problemi delle terapie intensive, i morti, eccetera, e non consideriamo il resto del sistema sanitario, cioè cosa succede al resto del sistema sanitario adottando queste politiche. Perché noi abbiamo, come detto, una serie di ritardi nelle cure, di rinvii degli esami, eccetera, causati da tutto questo. Quindi abbiamo squassato il sistema sanitario per tutta una serie di persone. E quante persone abbiamo avuto nel 2020, un certo numero di morti in più rispetto al 21? Non sapremo mai quanti di quei morti sono dovuti al Covid e quanti sono dovuti alle politiche fatte per rispondere al Covid, perché abbiamo avuto risposte terribili da parte di ospedali. Terza cosa, e la dimensione psicologica non conta, cioè il fatto che siamo stati calati, e la dimensione educativa non conta, il fatto che ci sono delle generazioni che possiamo chiamare un po' perdute, perché voglio vedere le persone che hanno fatto la quarto e quinto anno nelle superiori, l'anno prossimo le avrò tra i miei studenti, facendo con la DADO, con queste cose surreali, e come mi arriveranno, no? E poi, e la dimensione economica non conta? E la dimensione giuridica, cioè la perdita delle libertà fondamentali, cioè voglio dire, si è naturalmente focalizzato l'attenzione su un aspetto, avevamo virologi che ci parlavano di diritto, di economia, di tutto, ci parlavano, ed erano dei perfetti ignoranti di tutte quelle cose. Perfetti, perché loro sono magari esperti in microbi, non so, queste cose saranno bravissimi, questi hanno tutti i microbi, ma non possono essere loro esperti in microbi a decidere come deve essere il nostro assetto giuridico. Cioè è mancato, come dire, la capacità di tenere in considerazione tutti i vari aspetti.
perché tenere in considerazione tutti i vari aspetti avrebbe in qualche modo, per forza di cose, ridimensionato, o meglio, visto nella giusta prospettiva, che è un tema importante, ma, ripeto, si continua a morire prevalentemente di malattie cardiovascolari e di tumori. Non si muore di Covid. Si muore di Covid, certo, ma con numeri molto più bassi rispetto a quelli di altre morbosità. E allora, ecco, naturalmente, dato uno sfruttamento, io non sono rimasto stupito, anche perché, anche se allora le cose erano diverse, mi ricordo però lo sfruttamento politico che si fece molti anni fa del problema dell'AIDS. Per un certo periodo c'era solo l'AIDS, no? Sembrava che l'unico problema di questo periodo fosse l'AIDS, c'era stata una sovraesposizione anche allora, no? Di una parte, un universo, un settore particolare della classe medica, e quella che si è venuta a creare anche allora è questo incrocio pericolosissimo tra la scienza e la politica. La politica ha trovato in qualche modo i nuovi sacerdoti, ha trovato coloro che ti dicono ma tu non puoi, vai contro la scienza, come se la scienza tra l'altro fosse qualcosa, come dire, come se le conoscenze attuali di alcuni scienziati fossero quelle di assoluto. A questo punto di vista, prof, mi viene in mente anche proprio la pianificazione vaccinale. Sì. Sì, no, nel senso che cioè, è stata pianificata da un centro, mi verrebbe da dire, cioè nel senso... Certo, e difatti abbiamo avuto problemi immensi a partire dal riperimento, perché l'Europa tutta intera ha preteso di comprare, e abbiamo visto quindi gli inglesi che hanno finito di vaccinare molto prima degli altri. E anche questa è una cosa molto importante, richiamiamo l'attenzione su quelle realtà nell'Europa o in altre parti del mondo che hanno adottato politiche molto diverse dalle nostre. La Svezia, di cui si parlava tanto qualche mese fa, dopo che mi faceva ridere, perché io ho passato la vita a sentire tutti gli statalisti italiani esaltare la Svezia, no? La Svezia era il paradiso perché c'era la socialdemocrazia, eccetera. Poi a un certo punto ho capito che la Svezia erano cattivissimi perché avevano deciso di usare essenzialmente il buon senso e la moral suasion. Diceva, guardate che bisogna meglio far così che non far così, prendetevi cura dei vostri anziani, tenetevi, proteggeteli, eccetera. Dicevano tutte le cose ragionevoli. Andate a vedere i loro dati, su World Meter ci trovano tutti i dati, andati molto migliori dei nostri, avendo, come dire, una concentrazione urbana e quindi possibilità di incontro molto superiore alla nostra, perché naturalmente la Svezia è un paese nordico, quindi tutti i paesi nordici vivono tutti nella parte meridionale, perché è l'unica parte in cui si può vivere. Come i canadesi vivono addossati alla frontiera americana, così gli svedesi vivono a Stoccolma, che altre realtà. E quindi, nonostante abbiano, e poi andatevi a vedere la differenza dei diversi stati americani. L'America è un paese federale, quindi i vari paesi hanno adottato politiche sanitarie molto diverse. New York Times qualche tempo fa ha pubblicato una cartina straordinaria che faceva riferimento al Midwest. C'erano degli stati blu e degli stati rossi. Gli stati blu erano quelli che avevano dato duri lockdown, i rossi invece no. E c'erano due curve, ed erano due curve che erano praticamente sovrapposte, e la cosa curiosa è che se la passavano un po' meglio quelli che non avevano adottato politiche dure nei confronti di lockdown, perché non abbiamo informazioni esatte su quali siano le soluzioni migliori per affrontare, per come dire, opporsi alla diffusione del virus. Ma soprattutto attenzione al fatto che, come dopo le Torri Gemelle, c'era il forte interesse da parte delle classi politiche di farci credere che l'unico nostro problema fossero i terroristi islamici. E non a caso in America introdusse il Patriot Act, che sospese le libertà individuali, eccetera. E si sfruttò il terrorismo in quel momento per ampliare lo Stato. Così come, come dire, io faccio questo esempio, durante il fascismo fu introdotto l'obbligo, quando si va in hotel, di presentare la carta d'identità. E naturalmente dopo la guerra l'hanno tolto, e Mussolini aveva introdotto perché voleva avere dalle questure tutti i giorni i nomi di chi aveva dormito a Firenze, a Palermo, a Napoli, a Gorizia, perché voleva cercare gli antifascisti, no? Voleva sapere, mappare, e poi non siamo tornati indietro. Attenzione a questa fase, essere vigili, resistenti, opporsi, perché tutta una serie di cose che stanno introducendo non le toglieranno tanto facilmente. Secondo me non sono giustificate adesso, ma ancor meno lo saranno
negli anni a venire, ma è difficile che si passi indietro. Perché? Perché ci si abitua. Ci si abitua. Per noi è ormai normale che io debba dare i miei dati all'albergatore e che l'albergatore debba far sapere a qualche poliziotto che io ho dormito in una tal città. E questo potrebbe scocciarmi perché, non lo so, potete immaginare voi per qualche motivo, mia moglie non lo sa, non sa, sto scherzando, eccetera. Potessi dire mille buone ragioni, che non hanno noi criminale, ma che sono fatti miei, che dovrebbero, no, è privacy si chiama, no? Eh no, guardate, sono questioni... Ragionavo l'altro giorno su una cosa piccolissima, vi faccio ridere, ma che mi ha fatto riflettere. C'è un film americano in cui a un certo punto... tra l'altro un film libero, un film di sinistra, per cui le cose vengono date in una certa maniera. Un giudice assolve quello che è un assassino, attenzione, che si sa che è un assassino, perché la polizia ha trovato delle prove attraverso la spazzatura. E quindi ha acquisito delle informazioni in maniera scorretta. Perché in America tu non puoi toccare la spazzatura degli altri se non attraverso, appunto, poi di volte dal giudice, eccetera. Non puoi mettere le mani sulla spazzatura come non puoi entrare in casa degli altri. Se io entro in casa di qualcuno, trovo delle prove, ma l'ho fatto in maniera regolare, e naturalmente lì, in questo film, questa cosa viene usata per dire ah, che scandalo, formalismo, no? Cos'è questa idea? A Milano, dal 2012... ma questo discende da una direttiva europea, voi non potete usare i sacchetti scuri. Sapete questo? Non potete mettere la spazzatura nei sacchetti della spazzatura neri. Perché? Lo sapevo. Perché bisogna guardare quello che c'è dentro. Perché devi essere un buon cittadino, allora devi mettere il vetro da una parte. Quindi la gente ti guarda, può guardare la tua spazzatura. Ma la mia spazzatura è la mia vita, voglio dire. Cioè, sono i giornali che leggo, sono, come dire, i farmaci che uso, eccetera. Non è ammissibile che qualcuno debba guardare nella mia spazzatura per controllare se sono un buon cittadino e cioè se ho fatto la raccolta differenziata secondo i loro criteri, no? Capite che ci sono tutta una serie di cose che passano senza che nemmeno si abbia la possibilità quasi di percepire tutto questo, cioè... C'è una perdita, no, della nostra autonomia, della nostra indipendenza, della nostra privacy, eccetera. In questo caso il tema di privacy, evidentemente, che non è nemmeno, come dire, più percepito. No? Quindi è chiaro che questa fase della pandemia ci ha abituato a cose incredibili, no? Perdita di autonomia imprenditoriale, di capacità di iniziativa, un movimento. Adesso introdurranno anche un pass, probabilmente per muoversi da una parte all'altra. E poi però ha fatto uscire questo... anche la follia, no? Cioè, nel senso, se uno è fuori alle 10:10 la sera e uno lo vede, vergognati, sei fuori alle 10:10, ma... e ti segnalano pure. Una follia. Certo, perché chiaramente si è creata anche questa logica della delazione e si è visto anche come questo sia un paese molto fascista nell'animo, voglio dire, il fascismo non è che sia nato qui per caso, basta vedere il comportamento delle persone. Quando io cammino per strada e mi tengo a debita distanza dagli altri, peraltro, come dice il DPCM, non c'è un obbligo di tenere la mascherina per strada se stai a debita distanza dagli altri, e c'è gente che magari o mi guarda male, qualche volta addirittura mi dice le cose e dicono scusi, ma lei pensa agli affari suoi? Perché io sono a distanza, si lega al TPCM, tra l'altro, e poi comunque sarà un mio diritto, no? Voglio dire, perché poi anche lì c'è, come dire, diffondersi dell'irrazionalità, ma come puoi pensare che se io sono a 5 metri da te, all'aria aperta, io ti posso, nell'ipotesi in cui naturalmente abbia il Covid, ti posso infettare? Cioè, infatti, io ho diversi conoscenti che quando escono sempre la mascherina, ma io tendo, ma, cioè, se io sono lontano dagli altri, tendo a non metterla, perché dovrei metterla? Cioè, nel senso, invece i miei conoscenti mettila, se no ti fanno la multa, ma sono lontano, non posso prendere. Questo lo capisco perché effettivamente a me è capitato di discutere anche con dei poliziotti, mi hanno detto, ma guarda, sono lontano. Ma quelli con lì passato vicino, a parte che ho dato 3 metri, ho detto, sì, ma c'è un problema assurdo se mi passa vicino, mi sono evidente la mascherina, mi cammino un po' alla larga, voglio dire, ma poi erano 3 metri, Ma anche lì viene meno il senso comune, no? Voglio dire, adesso è venuto fuori, ad esempio, ma lo sapevamo già da prima, ovviamente, che il cloro impedisce il diffondersi del Covid. E quindi hanno chiuso le piscine per niente, no? Fondamentalmente. Perché in piscina non puoi passartelo, perché
mettono il cloro nell'acqua, eccetera. Ma questo lo si sapeva, voglio dire, ma questo però è pazzesco, no? Come appunto la società sia plasmabile, no? A me è colpito anche, magari qui chiudiamo, non so se vi ricordate, quando esplode tutto, c'è tutta una paranoia, fammi dire, Wuhan, tutta bloccata, e per un certo periodo c'è una forte enfasi. Poi passano, non saprei dire se è una settimana o 10 giorni, in cui il messaggio che arriva dai grandi media e dai politici è di segno opposto. Oh, non drammatizziamo, allora ci sono i politici che vanno sui navigli, sì, no, mi ricordo Milano riparte, 10 giorni, una cosa così. E tutti, le pecore, no, che andavano in direzione, fanno retromarcia e vanno in altra direzione. E poi dicono, no, abbiamo sbagliato, torniamo al primo messaggio e si fa ancora in altra direzione. C'è una follia. Cioè la gente, la stessa gente diceva, ah, terribile, no, non è niente, no, è terribile. E tutti a seguire. Non si può. Non so se vi ricordate quando a un certo punto dicevano all'inizio, no, la mascherina non serve. Vi ricordate? È stato un momento in cui l'OMS ha detto, anche perché non ce n'erano, siccome non ce n'erano, c'era difficoltà e perillo, ha detto, no, la mascherina non serve, serve solo per chi in ospedale. Io ricordo questo buon cittadino a Venezia che diceva a quell'altro, ma no, cos'è che metto in mascherina che non serve? Era il citofono, no? Di qualcosa che arrivava, è come se gli fosse entrato un microchip nella testa e lo faceva parlare per conto di qualcun altro. E questo è un problema, cioè la nostra debolezza come senso critico, come capacità di analisi, di capacità di ragionare, di confrontarci un po' nei limiti del possibile, ma insomma con il buon senso, con la realtà. Sì, in pratica norme fantoccio che poi abbattono il diritto, perché quello è alla fine. Perfetto, allora è stato un piacere, professor Lottieri. Un piacere per me. Ormai abbiamo passato, è stata un'ora e mezza. Tantissimo tempo. È lungo, abbiamo annoiato tanto. Ho fatto piacere anche conoscere Alessandro. Che non anche a me, piacere mio. Perfetto, allora prof, è stato un piacere ancora. Bene. E le auguro buona serata. Buona serata. Buona serata. Arrivederci.